tour, quelle accelerazioni in salita, non le abbiamo mai viste e nella terza settimana è andato effettivamente in calando. Intanto questa è la lista dei fuggitivi, a inizio diretta mi sto ricordando. Messo anche nella mia storia di corridore qualcosa di suo e quindi poi soprattutto con Mauro Simonetti che era stato il mio maestro detto tendone perché tendons per gli amici, Ecco. perché lì c'è anche poi il campo derby, capito? Allora tendons e insomma mi hanno dato tanti mi dicono ma te sei di Livorno? Sinceramente a me Livorno mi piace, quindi Fuente de, mi viene in mente Fuente come corridore spagnolo grande, Miguel Fuente è stato un grandissimo corridore ai tempi insomma, di Merz, aveva messo in difficoltà Merz più di una volta in salita, corridore della CAS, storica squadra spagnola, e quindi questo Fuente de a me mi è rimasto impresso non solo per la impresa di Contador ma anche per il simpatico nome. Intanto siamo transitati da Guadarrama, ricordiamo che questa è Sierra de Guadarrama, è proprio questa zona, e Bola del Mundo in effetti si chiamerebbe Alto de Guaramiglias, anche se ormai tutti lo conoscono come la Bola del Mundo, poi dopo la Vuelta del 2010, insomma, dove ha esordito nel grande ciclismo, questa vetta ormai, insomma, rimarrà famosa come la Bola del Mondo. Tutte le Euskaltel e Euskadi ancora fare grande lavoro intanto. E io vorrei ricordare agli amici che noi non possiamo assolutamente salutare, quindi l'amico No, non si Marco, deve no, salutare. che ci chiede di salutare Alessia No, perché nascerà Agata fra pochi no, giorni, non deve si può sapere che a salutare. noi i saluti non si Non si chiedono. può Sì, salutare. quindi Alessia, Scusa. scusa, non ti possiamo Già salutare, Marco. abbiamo fatto una digressione sulla Paola canzone e Paola. Sì, insomma, beh, ieri Zandecu è perché ha rimasto. vinto a Fiandre, perché solo chi può vincere a Sì, sì, Fiandre sì. può cantare Quindi non ci chiedete più di la canzone salutare, di Alessia. Contador. Non ti abbiamo salutato né a te né a Agata che sta per nascere. Ultimi 20 km, ormai ci siamo. Qui sale, anche se poi c'è un espertissimo di queste salite perché ci sta raccontando il percorso praticamente L'ha fatto lui. metro per metro. E parlo di Ruben che dice ora Navaserrada non è una salita dura, che è praticamente la prima parte fino al puerto de Navaserrada, non puntuabile a 3 km alla fine, quindi fino agli ultimi 3 km. Lui ha detto che le sa tutte, queste Gli salite le ha abbiamo anche fatte. spiegato. Un po' più impegnativi gli ultimi 2 km, poi però la svolta a destra vince la Buona del Mondo. No, ma lui le ha fatte tutte perché ci sta raccontando uno per uno. L'abbiamo anche spiegato, l'abbiamo anche visto comunque fortunatamente alla rovescia, perché chiaramente i corridori sono passati di lì, c'era proprio tutto l'ambaradan dell'organizzazione, tutti i pullman rossi, le tende rosse, Senti tutti Riccardo, lì. io adesso prima di salutare i nostri amici dell'Interazione, ti chiedo No. scusa, ma prima di salutarli io ti devo per forza fare una domanda. Lo so che tu stai seguendo adesso l'inquadratura del capitano dell'Andalusia, però visto che siamo nel finale, sia su Eurosport che su Twitter vorrebbero che tu dessi una risposta un po' più secca, visto che ovviamente ci prendi prima. Tranciante. No, dicono, ma Rodriguez lo stacca Contador o è Contador che stacca Rodriguez? Dinne una, tanto poi. Oggi vince Rodriguez, Ok, cioè no, perfetto. nella sfida, attenzione, nella sfida fra Rodriguez e Contador, secondo me oggi vince Rodriguez. Oh, è là, perfetto, Proprio grandissimo. perché secondo me Purito oggi ha una carica addosso proprio nervosa che vuol dimostrare, Vuole chiudere alla grande vuole chiudere una la gara. grande vuelta. Poi se vincerà la tappa non lo so, perché andare a vincere la tappa No, ma è staccare difficile, Contador, però questo è. staccare sulla testa a testa fra Rodriguez e Contador, quelli che mi hanno chiesto, io credo che oggi Rodriguez, anche perché insomma, se poi insomma, perdessi sarebbe anche logico, perché insomma è 2 giorni che le becco il giorno prima Bennate, poi Gilbert, posso anche permettermi Ah beh, certo, ma io dico, ma voglio di dire, sbagliare, sbaglierò. Allora, uno che fa un pronostico mette in preventivo l'ipotesi di sbagliare, altrimenti sarebbe una certezza, Ma a me sarebbe non una piace prevercetta. fare pronostici, lo No, sai. però sai, uno vuole sapere se da quello che hai visto Rodriguez ce la fa a fare quello che Contador non è riuscito a fare, cioè staccare l'avversario diretto. Oggi, insomma, ma è un'ipotesi, voglio dire, non è chi se ne frega se poi non succede, non è che Ma poi non lo sarà puoi mica mai una cosa sapere, grave. cioè, allora, non puoi saperlo fino a prova contraria. Io credo che allora, i corridori sono andati abbastanza regolarmente oggi come andatura, perché non puoi pretendere nemmeno dopo
tutti questi chilometri che hanno percorso e insomma hanno fatto più di 3.000 chilometri a tutta, con una media generale quasi a 40 all'ora, quindi voglio dire sono andati fortissimo in questa Vuelta, con 10 arrivi in salita, perché quello di oggi è il decimo, cioè non è che puoi pretendere anche veramente di più. Io a questa Vuelta posso dirti che mi sono divertito tantissimo, e poi non lo puoi sapere. Io credo che Purito e nel suo entourage, che insomma conosco abbastanza bene perché comunque sono tutti direttori sportivi italiani, ci si conosce, sono anche amici, insomma con Valerio Piva abbiamo corso, con Cozzi, un'altra colonna, con lo stesso Dima, cioè Konishev, che ormai è russo ma è italiano di lui parla perfettamente il romagnolo, insomma, quindi è un entourage voglioso, e credo che dentro, quando si respira in un ambiente una certa positività, ovviamente questo può portare solo del bene. Credo che oggi su questa salita Purito voglia dimostrare a tutti il suo grande valore, e quindi, e poi insomma ci sono anche altri, perché anche Valverde sta andando molto forte. Una salita come questa qui, che fino a 3 km dalla conclusione è una salita dove Valverde non dovrebbe perdere niente, anzi è una salita, io penso che questa sia l'epilogo giusto in una tappa comunque regolare, un po' noiosetta perché comunque c'è la fuga davanti, il gruppo tira di dietro, non è che ci potevamo aspettare degli attacchi da lontano, certo. Però sulla salita finale penso che Rodriguez una botta gliela darà, e magari approfitterà magari di Igor Anton, perché tutto il lavoro dell'Euskaltel e Euskadi che si fa? Cioè, pensi che Igor Anton stia fermo tutto il tempo, non reagirà per niente? Io credo che a questo punto il corridore dell'Euskaltel e Euskadi, supportato dai corridori, suoi compagni di squadra, quelli che vanno un po' più forte in salita, lo supporteranno fino alla metà di questa salita, dove il tratto di strada è abbastanza impegnativo ma non durissimo, e poi dopo magari Igor Anton attaccherà, e grazie al punto di riferimento su Igor Anton Purito probabilmente sfrutterà questa azione per poter poi dargli la botta secca finale. Ti ho fatto un po' un quadro? Assolutamente, sì, ma io stavo bene anche prima, io ho riportato delle domande. Ricordiamo a chi si fosse collegato da poco che a 17 km dall'arrivo ci sono 17 uomini al comando, una fuga che era composta da 20 unità, una fuga che nel momento in cui è iniziata, eravamo ancora all'inizio della tappa, era il chilometro 18-20 fino a un certo punto, poi hanno ceduto tre dei protagonisti. Davanti ci sono Maxime Bouet della Jetoser La Mondiale, Eros Capecchi, Liquigas Cannondale, Kevin Seldreyer Sastana, Thiago Machado, Radio Shack Nissan, Kevin De Wert, Omega Pharma Quickstep, Romain Sicard, Euskaltel Euskadi, Denis Kostiuk, Lamprey SD, Denis Menchov, Team Katyusha, Fredrik Kessiakov, Team Astana, Juan José Cobo, Movistar, Davide La Fuente, Caja Rural, Richie Porter, Forte, Team Sky, Matteo Montaguti, Acetoser La Mondiale, Simon Geschke, Argos Shimano, Simon Clark, Orica Green Edge, la maglia a poi definitiva di questa Vuelta, Leonardo Duque, il colombiano della Cofidis, e Thomas Peterson, statunitense della Garmin Sharp. Questi 17 corridori hanno un vantaggio che sta scemando, adesso sta calando, ha superato anche i 10 minuti, 10:45 il vantaggio massimo, e ora insomma è intorno ai 5:30 grosso modo, con le Euskaltel Euskadi che sta cercando in ogni modo di avvicinarsi ai fuggitivi. È calato molto il vantaggio dei fuggitivi in quest'ultimo tratto di strada, perché comunque i corridori dietro stanno spingendo. Vedi, questa non è ancora cominciata la salita ufficialmente, diciamo così, perché ufficialmente non è ancora cominciata, però è già salita qua, cioè è una strada che comunque tendenzialmente ha una discreta pendenza, e si vede anche da queste immagini. Tanto c'è anche un po' di vento laterale
che contribuisce anche a mettere ancora di più soggezione ai corridori. Io credo che tra poco, quando comincerà la salita un pochino più impegnativa, quando cominceranno le pendenze un pochino più impegnative, intorno ai 2-3, insomma, diciamo così, intorno ai 12-11 km dalla conclusione comincerà un po' la salita. Praticamente per i corridori di testa, vedi, sta per ricominciare la salita, ma non è già salita qua, cioè è già una strada che tendenzialmente si fa sentire. Quindi tanto Ludwig si sta staccando, sta per essere raggiunto, anzi è raggiunto dai corridori del gruppo. Prima era Stegman, si erano staccati tutti e due, i corridori che chiaramente in salita non vanno fortissimo, e ora anche la Movistar davanti a fare il lavoro insieme agli uomini della Euskaltel Euskadi. Vedi, e Valverde, Valverde ci sente anche lui, perché lui stamattina ha fatto un po' la pretattica. Alla domanda della nostra Laura, che le ha chiesto: ma te potresti meglio? Dice: no, ma sai, gli ultimi chilometri sono troppo duri. Però Valverde, insomma, non è che abbia la condizione per non disputare la volata eventualmente, o su questo arrivo di tappa può essere staccato facilmente. Quindi anche Valverde, anche gli uomini di Valverde stanno lavorando, perché probabilmente Alejandro Valverde crede nella possibilità di vincere questa tappa. Ricordiamo che questa è una tappa prestigiosissima, soprattutto per gli spagnoli, tutti tengono a vincere questa tappa. E vediamo in questo momento proprio la grande forza di volontà dei 17 là davanti. Ogni tanto qualcuno prende qualche metro di vantaggio, ma sono ancora tutti lì a una distanza minima, ultimi 14 chilometri. Come vedi i due italiani? Montaguti ha lavorato con Sel Dryers, vedo pedalare bene Eros Capecchi. Io credo che fra poco, quando le pendenze avranno un pochino più di a farsi sentire nelle gambe dei corridori, Capecchi, insomma, per logica dovrebbe essere migliore di quelli di davanti, perché c'è un corridore che ha fatto classifica fino a pochi giorni fa. E quindi io mi auguro che Eros possa trovare la giornata di grazia, lui che, insomma, nelle fughe ha sempre sfruttato, quando c'è andato nelle fughe ha sempre sfruttato bene l'occasione. Questa potrebbe essere un'occasione, il vantaggio è abbastanza consistente ancora, per uno come lui potrebbe tenere, se ha la gamba, ma ho visto che pedalava bene, quindi io credo che Eros Capecchi potrebbe effettivamente regalarci anche una gioia oggi. Chi lo sa, le due vittorie italiane sono arrivate, però il proverbio, a parte che c'è ancora domani, quindi io vorrei, non c'è 3 senza 4 domani, vorrei 2 senza 3, insomma, intanto cominciamo a vincerla oggi. Ma da come pedalava Eros mi sembrava che pedalasse bene. Ora Biagio Conte è andato a fare il punto della situazione, probabilmente a rapportare il corridore arrestino sul vantaggio appunto di questo momento, perché lui era in seconda, terza posizione. Sta pedalando bene Eros Capecchi. Tra poco inizierà la salita ufficialmente, gli 11 km e 400 metri che portano in cima alla Bola. Adesso io, visto che siamo nel finale, come sapete nel finale, insomma, evitiamo di interagire per non perdere nulla dei momenti della diretta. Ringrazio tutti quelli che ci hanno scritto finora. Chiudo solo con una precisazione che è rivolta a te, quindi, che lo sai che nella Costa degli Etruschi sono molto precisi. Ti dicono che Falorni è di Cesina, attenzione, Livorno sì, ma per essere precisi, e c'è un ristorante anche, e dice: io te l'ho avuto lì, fai tu, con Samuele. Samuele, lo saprai. Ho capito, ma insomma, si parlava di accento, sempre provincia di Livorno, sempre. Sì, ma lui voleva dire Cesena, sai, ci tengo. Allora poi, che caffè di Rosignano, allora, Bettini, Favilli, insomma, sai che è una zona dove ce n'è, Ulissi, Bettini e Bettini, no, va bene, via, ho capito. Livorno, Costa degli Etruschi, provincia di Livorno. Allora, vabbè, Mauro Simonetti e Roberto Ballini, top, finito. Cioè, questi sono i miei due Falorni. No, Falorni si lascia da parte. Se Samuele dice
di Cecina. Io non vorrei che poi dopo dalla costa degli Etruschi venisse fuori da Don Oratico il Favilli che dice no, Ulissi, la California, mamma mia, no, è finito. Allora, Don Oratico, Roberto Vallini, che ora sta all'Elba, ecco, e Mauro Simonetti, che sta a Cecina però è di Livorno. Allora così ho chiuso la diatriba. Allora dico De, Fuente De. Benissimo, allora grazie amici, adesso dedichiamoci soltanto e unicamente alla diretta che ci offrirà sicuramente un finale interessante, ma di una Vuelta che è stata interessante fin dalla prima tappa, la Vuelta a Spagna decisamente spettacolare. Adesso è il team Movistar guarda caso di Alejandro Valverde che dà qualche cambio a Leo Scaltelli Euskadi, che praticamente ha fatto tutta la tappa in testa. Ecco gli uomini di Alberto Contador un bel po' più indietro, anche gli uomini Rabobank mettono dei compagni davanti. Tra l'altro Grisha Nirman domani disputerà l'ultima tappa della sua vita, dice che si ritirerà dopo la tappa di Madrid. Risale anche Paolo Tiralongo, che è stato l'ultimo a vedere Contador a Fuente De. E Contador a ruota, tra poco lo vedrete, c'è un corridore nel mezzo. Qui non è ancora iniziata la salita, attenzione, perché si sale, però la salita ufficialmente anche per gli uomini di testa non è ancora iniziata. Certo, l'atteggiamento in questo momento del gruppo, questa accelerazione da parte degli uomini di Valverde, insomma, è significativa. Io credo che gli spari ci saranno sicuramente. Il pistolero, diciamo che è in maglia rossa e gli spari se ne intende. Sarà una bella situazione. Intanto vediamo. Questo è il ritardo in diretta che stiamo vedendo dal passaggio ai... Konicev che fa sempre in avanscoperta, perché sul libro i due direttori sportivi sono Piva e Konicev della Katiuscia, però Konicev molte volte è in avanscoperta, fa la miraglia, praticamente la vedetta, cioè tutto quello che avviene davanti alla corsa. Era lì che ha dato due borracce a due uomini dei suoi. Pozzi invece è sulla seconda ammiraglia e Piva sulla prima. Intanto vedete Matteo Montaguti e Kevin Seldraier che stanno menando ben bene là davanti, probabilmente ancora si va col 53, vedi, con la moltiplica anteriore più ampia, più grande, e pedala un po' a tutta Seldraier, semmai la sua caratteristica. E c'è dietro anche Capecchi, due italiani uno dietro l'altro, Matteo Montaguti maglia 106, dietro Menchov, vedete il verde di Eros Capecchi. Menchov è risalito proprio dietro a Eros Capecchi. Ora Seldraier si fa da parte, ha fatto l'azione probabilmente per Kesekov, che magari potrebbe attaccare. Queste sono le belle immagini dei ripetitori, appunto, della bola, le antennone che insomma da TV Spagna poi hanno causato il soprannome bola del mondo, perché si vedevano queste antenne con il globo terrestre che iniziava le trasmissioni nel 1959. Insomma, mi aspettavo qualcosa di più romantico, ti dirò la verità, la prima volta che sono andato a cercare la bola del mondo, qualcosa di più concettuale, ecco. Però insomma è comunque un nome che fa scena, vuol dire la palla del mondo, ma letteralmente in effetti vuol dire il globo terrestre, ecco, per tradurla in maniera non letterale ma verosimile, diciamo, a quello che è il reale significato di questo soprannome. Intanto vediamo qui la testa del gruppo, dove c'è adesso la partecipazione fissa degli uomini del team Movistar insieme agli Euskaltel Euskadi a fare l'andatura in testa. 5 minuti ormai per i 17 da davanti, mi sembra ancora un gran bel vantaggio, però considerando che fino agli ultimi 3 km è pedalabile la salita. Sì, è un buon vantaggio, ma davanti devono cominciare ad aumentare l'andatura. Contador mi sembra che stia benissimo, era in poltrona. Questa è la grafica che fa vedere gli ultimi 3 km con le pendenze fino al 23%, da quando praticamente gireranno a destra verso la bola. Eccolo qua, Eros Capecchi, avevo detto bisognava cominciare a andare, perché comunque se no dietro ti possono rimangiare parte del tuo vantaggio, e ha attaccato proprio Eros Capecchi, seguito in questo momento da De Wert. E qua proprio inizia la salita, qui siamo già sulla salita finale, e dietro il gruppo sta rinvenendo forte, però era importante questa accelerazione davanti, perché altrimenti c'è il rischio che insomma, ci rimangano ben poco del vantaggio accumulato. E ora sono rimasti in 3, Montaguti lì davanti insieme a Eros Capecchi. Per quanto riguarda il discorso degli italiani, siamo messi molto bene. Eros Kevin De Wert, Capecchi e Montaguti deve andare via e deve provare a fare l'impresa oggi
Eros Capecchi. De Wert non lo molla, Montaguti anche. Bene, anzi così è Massimo Bue, Montaguti non ha seguito, è il francese, è il francese, beh, l'avevamo visto da lontano, lo supponevamo. Kevin De Wert, Omega Pharma Quick Step, Maxime Bue della G2R ed Eros Capecchi. Ricordiamo, Eros Capecchi la vittoria più bella sicuramente della carriera l'anno scorso, la vittoria d'etappa Giro d'Italia di San Pellegrino Terme. Quest'anno ha vinto il Gran Premio di Lugano a febbraio, poi una stagione in cui non ha ottenuto vittoria. Eros Capecchi, diversi piazzamenti anche buoni, lui che aveva vinto nel 2008 proprio inizio carriera la bicicletta basca proprio col finale di Arrate che è stato finale di tappa quest'anno alla Vuelta a Spagna. Capecchi, Bue e De Wert in questo momento al comando. Capecchi il prossimo anno passerà proprio qua in Spagna nella squadra di Valverde, quindi Jan Stannard in maglia di campione nazionale britannico è stato inquadrato al centro, il fisico prepotente del britannico, ecco qui sempre circondato da tanti compagni e da Paolo Tiralongo che ultimamente si vede solo vicino agli uomini di Contadore, non tanto vicino agli uomini Astana, probabilmente perché l'Astana non ha, ci sono due uomini là davanti, ha De Wert davanti da difendere, probabilmente Hassel Dryers vedrà sia De Wert, scusami, Hassel Dryers e Kessiakoff. Sì, è lì. Sono andato un po' in crisi. No, beh, è l'istinto. Ho visto Montaguti e non c'era. Menchov sta risalendo proprio con Kessiakoff e Ricci Porte. Credo che questi tre possano raggiungere i tre al comando. Eccoli lì. E infatti sono, si forma un sestetto. Però di alta qualità direi, perché prende Kessiakoff, sì, l'ex biker, anzi credo che faccia ancora mountain bike, ha vinto la cronometro e va molto bene, era partito come capitano, poi invece non è andata come desiderava perché ha praticamente due ore di ritardo, ma ha vinto una gran tappa quella cronometro. Dennis Menchov, beh, cosa dire, vincitore del Giro del Centenario, vincitore di due Vuelta a Spagna, qui in appoggio a Purit Rodriguez, ha lavorato tanto, oggi si può giocare le sue chance. Intanto è Ricci Porte che vuole attaccare il tasmaniano, già maglia rosa anche al Giro d'Italia. Ricci Porte accelera, Menchov gli va dietro, anche De Wert, anche Capecchi, non è stato uno scatto vero e proprio quello di Porte, è andato avanti e forse Bue è quello che non segue, infatti è quello qui, quello che perde leggermente terreno insieme a Fredrik Kessiakoff che non risponde, mantengono un'andatura invece regolare i due corridori leggermente attardati rispetto al quartetto al comando. Lo scatto di Ricci Porte ha messo in difficoltà Eros Capecchi che stava facendo la natura, forse non se lo aspettava, non credo che fosse a tutta il corridore della Liquigas Cannondale. Bene sta pedalando sia Ricci Porte che Menchov. Menchov è lì davanti probabilmente per un eventuale attacco di Rodriguez, però insomma probabilmente anche per poter mettere il sigillo lui stesso, infatti sta tirando, se non fosse così lui sarebbe a ruota. Però c'è stata una netta selezione nel primo chilometro e mezzo di questa salita. Viene su Capecchi intanto, viene su Capecchi. Sì, Capecchi ha avuto un attimo di difficoltà sul cambio di ritmo di Ricci Porte, il tasmaniano l'ha messo un po' in difficoltà mentre lui stava facendo l'andatura, mi sembrava con un rapporto un po' troppo lungo Eros Capecchi per insomma farci vedere che ha una buona gamba. Stannard si stava staccando, continua il grande lavoro della Euskaltel Euskadi, io credo che fra poco, non credo che aspetteranno gli ultimi 3 km. Sembra di vedere Garate scuotere leggermente la testa, forse era soltanto insomma un gesto istintivo, non qualcosa di negativo. Juan Manuel Garate lo vedete in terza posizione. Intanto Federico, tranquillo, arrivano i tuoi tweet, non sempre riusciamo a rispondere a tutti, alle volte qualcuno, colpa mia, scappa, però vedrai che a Riccardo Magrini arrivano, però ovviamente non può ritweetare in questo momento perché ha un attimo da fare, però ti abbiamo visto, gli era piaciuta la lettura del finale, insomma Federico scusa ma alle volte ci scappa qualcuna di queste mail o dei tweet, ma mi assumo io la colpa perché sono io che alle volte vado a leggerle e quindi non sempre riesco a prenderle tutto. 8 e 8 alla conclusione, 5 minuti ancora per il quartetto al comando con Eros Capecchi che è riuscito a riportarsi là davanti. 8 e 8 per i fuggitivi ovviamente, mentre il gruppo è proprio nella deviazione, qui inizia la salita anche per il gruppo un po' più accentuata. Eros Capecchi
in leggera difficoltà sulla spinta, sotto la spinta di Ricciporte e di Menchov. Menchov si volta, controlla la situazione con De Wert che mantiene una posizione passiva a ruota. L'avevamo visto un po' stringere i denti. Qui siamo su un tratto di strada che è intorno agli 8%, qualcosina meno, una strada ancora pedalabile, con un rapporto, si può andare con un rapporto abbastanza lungo. Ricordiamo che i corridori hanno il 36, in alcuni casi il 27, alcuni altri hanno preferito il 27. Solo Purito Rodriguez, almeno, magari ci saranno anche qualcun altro, però Purito ha adottato un 38 come corona piccola del plateau anteriore. Intanto Kevin De Wert, eccolo, finisce. Il rapporto posteriore è al massimo il 28 come pignone. Dicevamo il poco anzi inquadrato Kevin De Wert, è un atleta di 30 anni belga, non ha mai vinto in carriera professionista dal 2003 e disputa la Vuelta praticamente ininterrottamente dal 2004, insomma il suo miglior posizionamento in classifica generale è stato nel 2009 quando chiuse ventesimo in classifica generale De Wert, che tra i tre là davanti è quello sicuramente che ha ottenuto meno risultati, il corridore belga della Omega Pharma Quick-Step. Guarda Rafa Maika già pronto in seconda posizione a dare il proprio contributo, mentre gli Oscatello Scadi ormai cosa vuoi dire, stanno lavorando. Ciurruga sta accelerando, lui che in salita va molto bene, probabilmente sta facendo una sorta di forcing, ma viene rilevato subito da un Movistar. Ma effettivamente questo è un discreto allungo. Invece tra quelli là davanti il risultato importante di quest'anno di Ricciporte è stato assolutamente, a parte l'unica vittoria, ma vittoria importante, la vittoria del Giro dell'Algarve che vi abbiamo trasmesso, dove vinse anche la tappa di Maglià, una tappa dura, e peraltro ha avuto un signor gregario, perché gli ha fatto da gregario nel finale Bradley Wiggins, che ha tirato praticamente per il tasmaniano, che ha portato a casa proprio il Giro dell'Algarve, regione portoghese turistica. In questo momento Ricciporte con la ruota Denis Menchov e Kevin De Wert la testa della corsa in questo momento. Capecchi non sembra per il momento in grado di tenere proprio le ruote di questi tre, anche perché stanno andando molto forte i tre, hanno sempre un vantaggio di 5-13 sul gruppo cronometrato al passaggio dai 10 all'arrivo, mentre i tre di testa hanno già doppiato il cartello degli 8 e quindi circa 2 chilometri più o meno, sono forse qualcosina di più, un filo di più di 2 chilometri di vantaggio nei confronti del gruppo. Menchov con la sua andatura, ora i Movistar in testa, cercare di allungare sul gruppo. C'è ancora abbastanza, ci sono ancora abbastanza corridori nel gruppo, non c'è ancora venuta fuori la solita selezione, sono una cinquantina. Poi dietro Contador sta curando Valverde, lì davanti lo cura proprio. Eh beh, deve curare il secondo in classifica perché Valverde sta lavorando proprio praticamente la sua squadra, la squadra di Valverde, quindi noi tutti a pensare di Purito Rodriguez, però in effetti più vicino a Contador è proprio Valverde, che ha un ritardo di 1,35, cioè, ipoteticamente con la buona. Non è assolutamente un ritardo incolmabile in una tappa del genere. E quindi fa bene Contador a curare da vicino Alberto Alejandro Valverde, che sta facendo lavorare i suoi uomini. Sembra ieri che parlavamo di Lady Gaga, Alejandro, sì. Invece è già finita la Vuelta, che malinconia. Però comincia il Tour of Britain domani, prima dell'ultima tappa della Vuelta a Spagna, prima tappa del Giro di Gran Bretagna con Riccardo Magrini. E ora siamo nel finale, adesso il cartello che è nel finale, il finale è ancora molto impegnativo. 9 chilometri alla conclusione. Hanno guadagnato sul cartello dei 9, io avevo schiacciato, era 5-13 ai 10, no, invariato. Hanno mangiato qualcosa, hanno mangiato una decina di secondi, poca cosa decisamente, e quindi aumentano le probabilità del terzetto al comando, insomma, di andarsi a prendere la tappa regina, la cima Alberto Fernandez, insomma la tappa
prestigiosissima. Questa è una salita, vedi, Salvo, che sembra che non sia dura, perché in effetti, però l'avevo detto precedentemente, i corridori hanno toccato in questo tratto, prima l'hanno affrontato in discesa, quasi 100 all'ora, perché 94 all'ora è una bella velocità. È vero, non ci sono curve, però la pendenza sei sempre su una ruota di 3 centimetri. E quindi questo si vede anche, si evince appunto dalla difficoltà che hanno i corridori. Non sembra dura questa salita, però poi alla fine nelle gambe si sente e come. Quindi quando uno accelera o fa appena un allungo, può fare subito la selezione. Qui il gruppo ora è un po' stanco. Io, Scatello e Scandi non ci sono più lì davanti. Mi aspettavo sinceramente uno scatto di Igor Anton a questo punto, perché ha fatto lavorare tutta la squadra fino ad ora, e quindi è solo che sono a 5 minuti, rischia di scattare, poi rimanere a metà senza concludere niente. No, forse sperava di avvicinarsi di più, sì, perché recuperare 5 minuti probabilmente sì, però insomma dal grande lavoro che ha fatto lo Scatel, mi aspettavo uno scatto di qualcuno dello Scatel, magari come ci avevano abituato in precedenti salite, magari partono da lontano. Intanto lì Purito, sono 3 posizioni avanti a Contador. Contador è a fianco di Alejandro Valverde in maglia bianca. Certo, la selezione è stata netta, perché sono rimasti una 30ina di corridori, non di più, forse anche meno. A maggior ragione quelli là davanti possono sperare, perché non è che ci sia la squadra che tira e riporta sotto. Quindi credo che poi insomma i big guardino la classifica generale a non perdere posizioni proprio nell'ultima tappa, quindi anche chi è sesto, settimo, che si trova nel gruppo di Contador in questo momento sta pensando soprattutto a non perdere quello che ha costruito finora, piuttosto che ad aggiungere qualcosa. Denis Menchov, la solita andatura imperturbabile del russo, insomma da sempre, tutta la carriera va su da passista scalatore, quindi insomma andatura costante, andatura impegnativa. Ci sono sempre Gesink e Tendam, i migliori uomini del Team Rabobank sicuramente in questa Vuelta, molle ma un po' più altalenante come rendimento. Diversi uomini di Contador, tanti Euskaltel Euskadi, qualche uomo un po' meno forse del Team Movistar. Qui la salita è abbastanza impegnativa, siamo nella parte centrale della salita, un po' centrale, insomma i corridori c'è un po' che salgono, perché in effetti la salita, gli organizzatori l'inizio della salita l'hanno calcolata 11 km 4 dall'arrivo, però è un po' che salgono, e qua siamo ai 6 km in quel cartello là in fondo. Ci sono circa un paio di chilometri tra questi 3 corridori e il gruppo Contador in mezzo. Ricordiamo, alle spalle di questi dovrebbe esserci ancora da solo Capecchi, poi Bueche, sia con poi gli 11 inseguitori che facevano parte della fuga. Ecco, qui è un tratto di strada dove la pendenza si fa più accentuata, però ripeto, fino a 3 km, cioè si devono fare ancora 3 km, poi circa 2 km e mezzo, poi volteranno a destra, ecco di lì comincerà la salita vera, la diminuisce la vegetazione, c'era il rischio di nebbia che insomma con questo sole non c'è più, è scongiurato, c'è il sole, certo, quindi certo. Beh, la vittoria, ricordiamo il finale epico tra Mosquera e Nibali. Tra l'altro un'amica ci chiedeva su Twitter che fine ha fatto Mosquera, vorrei non risponderti, anzi io evito, ma credo che tu abbia già capito che fine abbia fatto Ezequiel Mosquera. Comunque Vincenzo Nibali e Mosquera in mezzo alla nebbia venivano su, sembrava davvero un finale epico. Il sole lo rende più umano questo panorama, ma tra poco, quando diminuiranno gli alberi, si apprezzerà la bellezza sicuramente dell'altitudine. Questo è il gruppo di Alberto Contador, sempre le Euskaltel Euskadi a fare andatura, sono rimasti 2 uomini là davanti a condurre il gruppo della squadra basca. 26-27 corridori più o meno, c'è anche Niemec e Anacona della Lampre ISD, e davanti ancora hanno da riprendere diversi corridori, qualcuno è stato raggiunto, però ricordiamo che i corridori in fuga prima della salita erano una 20ina, ora sono rimasti, si sono frastagliati. Complessivamente 17, gli 11 credo che non manchi molto ad essere ripresi, però non sono corridori
deboli in salita, avevano 5 minuti, quindi il gruppo tra poco probabilmente riprenderà, non so se uno alla volta tutto insieme, gli 11, poi Buekes, Jakob Capecchi risalendo e poi De Vermenchoff e Richie Porte che formano il terzetto al comando. Marcamento alla Gentile per Contador, sì, Contador su Valverde. Su Valverde. Quello che faceva Purito su Contador per tutta la vuelta sì. Fino a Puente Dei praticamente. Ed ecco qui Talansky, sicuramente Talansky, personaggio positivo, ancora 23enne lo statunitense, ma 23 anni, fare una vuelta del genere sicuramente in prospettiva è un eccellente risultato. C'è anche Nao lì con Uran dietro, oggi Team Sky sono ben presenti con From e Nao e Uran, davanti hanno ancora Richie Porte che dalla pedalata mi sembrava molto molto ben messo, certo su una pettata come c'è nel finale, per struttura fisica forse il tasmaniano è quello un po' più leggero, che renderebbe meglio se facciamo un rapporto peso potenza, credo che proprio il tasmaniano è quello più favorito eventualmente sulla ripida ascesa degli ultimi 3 chilometri. Chiede il cambio Richie Porte, Menchov glielo dà, certo Menchov farebbe molto piacere vincere questa corsa. De Wert pedala molto bene, è andato dietro subito lui a Capecchi che ha inizialmente attaccato, è stato il primo Capecchi degli uomini in fuga a attaccare su questa salita finale, poi è rimasto lì staccato malamente su un allungo di Richie Porte. Questo è un gruppo che tendenzialmente si ridurrà ancora di più al primo allungo, per ora scatti non ce ne sono stati, si va via di conserva con il lavoro degli uomini della Euskaltel. In questo momento avevano lavorato anche gli uomini della Movistar, Gesink lì bel primo piano dell'olandese, della Rabobank, che su queste salite lui ha sempre fatto bene, poi magari cede sul tratto duro, sul tratto ripido di questa salita, ma su salite come questa dove si va ad andatura lui rende sempre abbastanza bene, però anche lui è stato un po' deludente sinceramente a questa vuelta, non aspettavo qualcosa di più. C'è uno scatto, intanto si prova ogni tanto ad andarsene ma non riescono questi tentativi nemmeno di Inciausti, il basco. Eccolo Igor Anton, mi sembra proprio lui dalla figura che parte sulla destra. Sembrerebbe proprio lui, però vedi che non si riesce a guadagnare granché, non si vede un'azione secca. Inciausti, grande amico e compagno di camera ai tempi di Savio Tondo, che si piazzò su questa salita, proprio scomparso l'anno scorso Savio Tondo Volpini, proprio nella salita della bolla del mondo fra i primi 10 sul traguardo, in cui Vincenzo Nibali, arrivando secondo, conquistò praticamente definitivamente la Vuelta a Spagna 2010 dopo un bel po' di anni dalla vittoria di Marco Giovannetti del 90, del 91, adesso a memoria. Non guadagnano molto nel gruppo rispetto agli uomini di testa, i tre di testa che sono Richie Porte, Denis Menchov e Kevin De Wert, non guadagnano proprio un bel niente, anzi. No, rimane perdono lì, anzi hanno perso qualcosa. Io ho schiacciato il cronometro adesso, giusto perché magari io ho sempre 5.13 un'altra volta e comunque anche per il cronometro ufficiale è 5.12, hanno perso, sono ritornati su quei 5.13, la salita la stanno facendo alla stessa velocità e hanno... No, ma Valverde, aumentano... Purito e Contador stanno uno attaccato all'altro fino a quando uno parte, non aumentano, c'è da aumentano le chance per questi tre corridori perché il vantaggio è abbastanza buono. Certo in 3 chilometri, se vale insomma le pendenze insomma, che hanno visto vincere la tappa Dario Cataldo, dove si andava pianissimo, riprova Igor Anton. Ecco Igor Anton, giusto questo attacco perché tutto il giorno ha lavorato la sua squadra e lui parte da lontano cercando di anticipare anche magari delle azioni. Intanto ha ripreso Duquet che faceva parte dei 20 in fuga, siamo ai 4 dalla conclusione, tra poco
i corridori volteranno a destra e lì saranno dolori, lì comincerà veramente la sofferenza anche in termini proprio fisici, perché la salita è stata fatta velocemente, una salita che comunque ha fatto una selezione naturale, abbiamo visto, sono rimasti una 25 corridori nel gruppo della maglia rossa e qua tra poco gireranno a destra e lì sarà veramente dura, dura, con pendenze che arriveranno a 23%, all'inizio saranno pendenze intorno al 16-12%, dove i corridori si troveranno un vero e proprio muro, eccolo lì, lo vedete, ci sono gli indiani, eccoli lì, inquadrati dalla telecamera. I famosi indiani all'orizzonte, intanto vediamo, questi sono i corridori di Corazzone, ha raggiunto il terzetto che si era avvantaggiato, ma di pochissimi metri nei confronti del gruppo poco fa. Igor Anton, che l'anno scorso ha vinto una tappa alla Vuelta, sempre una bella tappa, insomma, la vittoria di Igor Anton, ha vinto a Bilbao, aveva vinto l'anno scorso anche lo Zoncolana al Giro d'Italia, poi nel 2010 quando si dovette ritirare per una caduta mentre era in maglia rossa, attenzione perché è partito Valverde con Contador attaccato. Contador, classico marcamento a uomo, è andato dentro con Moreno che viene riportato sotto da Purito, Daniel Moreno che porta Moreno Purito, che sta portando sotto Purito e ora sono iniziate, basta, ora è più facile per Contador così rispetto a quando doveva fare l'altra cosa, cioè staccare. Sì, ora i corridori di classifica faranno la differenza, Moreno si è messo davanti a fare l'andatura per Rodriguez, eccolo là, tra poco i corridori volteranno a destra. Eccoli qua. E qui Ricci Porte. Effettivamente hanno delle buone possibilità per lottarsi. Beh, hanno 5 minuti, direi che hanno delle possibilità, dai, però interessanti. 3 chilometri duri. Il vantaggio di questi corridori è che in 20 si è fatto poca fatica, quindi non erano i soliti 3-4 corridori con nelle gambe la lunga fuga, però erano poi Menchov aveva Ignatiev in fuga, quindi credo che si sia anche un minimo risparmiato nel lungo tratto pianeggiante e nei tratti precedenti, anche se poi le montagne le hanno fatte tutte. Io direi che però lo spessore soprattutto di Porte e di Menchov fa aumentare quantomeno le speranze di andare all'arrivo. Sì, penso che Porte, eccolo qua, ecco il primo tratto di strada dura, Porte è più leggero, la gente impazzisce qui, sarà veramente, si attaccheranno Valverde o Purito, comunque chiunque attaccherà qua, la gente va in visibilio, veramente una tappa dove tutti l'aspettavano, qua si vede veramente il calore della gente, hanno messo un nastrino, per ora sono molto molto civili, non ci sono persone nel mezzo alla strada, almeno finora, speriamo che continui così. Veramente il massimo. De Wert è in difficoltà, va davanti Ricci Porte e Menchov continua a tenere. E ora siamo sul gruppo con Gesing a fare l'andatura, con Roche a ruota, Ten Dam subito dietro e il trio Lescano là dietro. Che il tricolore? Il tricolore d'Italia, dici, il bianco, rosso e il verde di Contador, Rodriguez e Valverde. Si alimenta, certo è in una posizione scomoda Valverde perché a ruota c'è Contador che lo marca, Rodriguez che lo vuole attaccare per prendergli la seconda posizione. Sinceramente mi sembra che Contador non gli possa far troppa più paura, perché può fare paura a Valverde per il secondo posto eventualmente. Sì, infatti la logica di Contador è perfetta, perché se dovesse attaccare Purito il primo a rispondere deve essere Valverde, perché in ogni caso deve difendere la seconda posizione. Quindi intanto Igor Anton ci prova sempre con Marcinski, il polacco della Vacansoleil, De Klerk della Lotto Bellison, del Peter Wenning della Orica Green Edge, quello è il quartetto dove si trova Igor Anton. Intanto Dennis Menchov e Ricci Porte, e insomma, come poteva essere prevedibile visti i palmarès, Kevin De Wert è il primo a cedere fra i tre. Ora Dennis Menchov prova di andatura sostenuta a staccare anche il tasmaniano, non ha fretta naturalmente perché lì c'è una tappa da vincere, null'altro, ed ecco qua
Alberto Contador, Alejandro Valverde poco più avanti a completare il tricolore, Purito Rodriguez, ma ci sono i protagonisti come Talansky, c'è Nicolas Roche, c'è Gesink, ci sono i migliori di questa Vuelta ovviamente, e Spagna, qui una bandiera polacca, tra poco passerà Marcinski che della Polonia è stato il campione nazionale più di un'occasione. Ricci Porte e Denis Menchov nel finale a giocarsi la vittoria d'etappa, presumibilmente se non crollano. Qui le squadre hanno predisposto dei punti fissi con i meccanici perché non possono salire le ammiraglie, ci sono delle moto neutre per tutti i corridori. Negli ultimi 3 chilometri, in caso di foratura cioè di guasto meccanico, è previsto una sorta di neutralizzazione per chi dovesse farne le spese. La vediamo adesso perché... avanti Fromm, che ha fatto mettere i suoi uomini, ora ci sono gli uomini di Valverde lì davanti a cercare di fare l'andatura. Certo, qui povere frizioni, le moto, c'è il solito odore fatiche. Di Perodi, eh sì, perché sì. Qua siamo al 18%, ma sempre di più il tratto di strada in cemento, vedete. La gente qui è impazzita veramente a contatto dei corridori. Sembrano stare tutti e due bene, forte. Se si ferma qui è un problema. La moto si è fermata perché a quella velocità non poteva seguire. Igor Anton si è sbarazzato dagli altri e va a cercare di andare a raggiungere i... Farebbe qualcosa di mostruoso, straordinario, ma del resto non è la prima volta, non sarebbe la prima volta che Igor Anton vince una tappa veramente impressionante, solo che stanno molto bene davanti, e questo è il problema per Igor Anton. La moto continua a fermarsi perché non riesce a seguire d'andatura i due fuggitivi, perché in seconda si muore, se metti in prima grida, si ferma, troppo, si ferma proprio per far respirare il pilota, e ora è proprio con Valverde del Contador che sta per andare a rilevare le prime posizioni con i suoi uomini. Maika, Rafa Maika in questo momento, Rafa Maika il polacco in prima posizione, un gruppo dei migliori, eccoli qua, è come una passerella anche oltre perché... al resto per i migliori di questa Vuelta a Spagna che sono tutti lì. Fa bene Contador perché passare i corridori, soprattutto con tantissima gente, con tanta folla che c'è su questa strada che è molto stretta, diventerebbe difficile, quindi ha i suoi uomini lì davanti, lui si è messo in terza posizione, eventualmente può attaccare, controattaccare eventualmente qualcuno lo volesse fare, e quindi è una posizione più di sicurezza quella di Contador, quella che è andata a prendere in questa fase. E siamo ai 2 chilometri e Jesús Hernández là davanti a fare l'andatura per Alberto Contador. Riccardo, li vedi tutti e due ancora potenti e ben presenti, sia Porte che Menchov? Secondo me non vengono più raggiunti, e Menchov potrà lottarsi la vittoria insieme a Ricci Porte. Nessuno dei due è velocissimo, quindi alla fine sono alla pari, però nell'arrivo. Qui è l'arrivo proprio puro, in salita. Sì, sì, la linea dell'arrivo è in pendenza pesante. Ricci Porte vuole che Menchov passi davanti. Ricci Porte vuole controllare la salita, la salita da dietro, e soprattutto la pedalata del russo. C'è quel ragazzo lì con la maglia arancione, continuava a correre dietro i corridori, quindi immaginatevi voi la velocità così bassa e così dura. Davanti non mi pare che ci sia grandi gambe, però Purito sta per partire. Io credo che a questo punto è il tutto per tutto. Credo che Purito l'attacco lo faccia, però per Rodriguez forse voleva vincere questa tappa, e credo che sia un po' difficile a questo punto perché hanno 1 chilometro e qualcosa di più di distacco da questi due, quindi sarà difficile andare a recuperare su questi due che pedalano anche bene. Qui c'è un tratto di strada in leggerissima pianura. Guarda che meraviglia, questa è un'immagine. Ora arrivano la parte più dura, la parte durissima di questa salita. Al 23% è straordinario, cioè il finale sembra che manchi poco, ma il duro vero non finisce mai. È adesso e non finisce mai davvero. Valverde è lì attaccato, ora si è ribaltata la situazione, c'è Rodriguez in posizione di sparo, io credo che partirà intorno
ai 2 chilometri dalla conclusione, credo proverà a fare i 2 chilometri a tutta Rodriguez per vedere se riuscirà a raggiungere i due davanti, anche Menchov comunque Rodriguez, quindi sai è una posizione un po' delicata, lui ha vinto già a questa Vuelta, quindi probabilmente cercherà di favorire anche il suo compagno di squadra. Anche se insomma fra un po' non ci sarà più pericolo, perché insomma con 4-5 al turno, certo dovrebbero fare qualcosa di impressionante per anche Rodriguez per riportare sotto qualcuno, ma se Rodriguez fosse in grado di andare a prendere Menchov o di avvicinarsi davvero, probabilmente sarebbe anche in grado di staccare Valverde, cosa che è tutt'altro che scontata per la seconda posizione, ma ce lo gustiamo in diretta. Rafa Almeida è mostruoso in questa Vuelta a Spagna, mi è piaciuto il polacco tantissimo per quello che ha fatto in salita insieme a Jesús Hernández, soprattutto per Alberto Contador. Richie Porte, tasmaniano del Team Sky, Denis Menchov, russo del Team Katyusha. Menchov l'ha vinta due volte la Vuelta, ha vinto anche il Giro d'Italia, quello del 2009, conclusosi al Colosseo, all'edizione del centenario. Richie Porte ha fatto subito, da subito bene da neoprofessionista, io l'avevo visto... Ma gambe qui? No, sto chiedendo, mi sembra che... Ah, no, gambe di dietro, mi sa che... Di gambe non ce n'è più da nessuna parte, perché insomma è stata una Vuelta molto dura, io mi aspettavo uno scatto, ma c'è ora. Lo scatto di Pulido Rodriguez, attenzione, è partito Rodriguez, l'ho visto scattare con la coda dell'occhio, è partito dietro subito Contador, non fanno in tempo a inquadrarlo, perché probabilmente la moto era un attimo anche in difficoltà. Lo sono sognato, però aveva provato, no, me lo sono sognato. In effetti, c'è stato un allungo di Moreno e in questo momento Rodriguez è pronto per lo sparo con Contador a ruota e Valverde non molla. E intanto qui ancora indecifrabili, ma io Menchov non me la conta giusto, perché Menchov è lì che è sornione, sta a ruota, non fa uno sforzo in più del necessario proprio per reagire nel finale, un corridore, un suo avversario che è decisamente più giovane, un 85 Richie Porte, 27 anni non compiuto. Cioè compiuti a gennaio 27 anni di Richie Porte. Sta aiutandosi con le spalle Valverde, dietro a ruota con Contador, Moreno sta facendo l'andatura giusta per Pulido Rodriguez, che credo che a questo punto voglia attaccare nel finale, ma non mi sembra che abbia grandi chance. 2 chilometri all'arrivo, io credo che debba partire qua se vuole inscenare qualche problema, per dare qualche problema a Valverde. Siamo qua nel guarda la differenza, Richie Porte ogni tanto si deve alzare sui pedali, Menchov lo fa molto meno, sta molto più seduto in sella, più potente come caratteristiche fisiche. Denis Menchov che poi si è alzato nel momento in cui stavo eccolo, per dire che era seduto. Eccolo. Parte Rodriguez, va a Contador dietro, Valverde non so se riesce ad andare dietro subito, non nelle prime pedalate, però Valverde le volte che non è rientrato subito poi lo ha fatto in pochi metri, infatti è subito lì dietro, si riaggancia immediatamente e si riforma il terzetto spagnolo che ha caratterizzato questa Vuelta fin dalla prima settimana, fin dalle prime tappe impegnative. Per fare i colori che piacciono a te bisognerebbe che Valverde andasse nel mezzo, ma mi sembra che... No, Contador è difficile che molla. Pulido non vuole assolutamente mollare, Contador non vuole mollare Pulido, io oggi continuo a fare confusione con i nomi, ma probabilmente comincio a sentire anch'io la salita la terza nel settimana. Finale, la terza settimana mi ha picchiato nel cervello. Valverde ha perso qualche metro, ma credo che possa rientrare, perché lui l'ha fatto sempre un po' sulle altre montagne, ha mollato qualche cosa e poi dopo è ripiombato sugli altri due. Certo, attenzione perché è ripartito. Attenzione perché ha staccato Pulido Contador. Anche Contador, sì, Contador che si è rimesso, ha perso un attimo, ora gli va dietro Contador che naturalmente ha un vantaggio molto importante, quindi non deve andare in panico, 2 minuti e 21, però insomma non bisogna sottovalutare anche questo finale. Alberto Contador ora sembra riavvicinarsi senza troppe ansie a Pulido Rodriguez, che adesso ovviamente non insiste perché a queste pedenze non puoi andare troppo oltre, tutto fuori soglia. È stato ripreso intanto Igor Anton, lo vedete dietro a Contador. Pulido Rodriguez voleva dimostrare chi era il più forte in salita, lo sta dimostrando con Contador in controllo, però la gente è impazzita. Però Pulido qualcosina ha guadagnato, diciamo che Contador non ha mai dato tanti metri a Rodriguez nelle montagne nei giorni però, scorsi. No, va bene, insomma. Era anche una situazione diversa. Non credo che sia preoccupante per
per Contador che Purito sia lì davanti. Ora bisogna giocarsi anche gli ultimi 500 metri per i due davanti. Qui è dura la salita, Contador la conosce molto bene, Purito è poco avanti, non è che puoi fare tanta differenza, perché comunque su queste pendenze si è visto non puoi prendere tanto vantaggio, perché quella è la velocità, non puoi fare 20 all'ora su una salita del genere. Quindi se uno fa 8-9 km all'ora, 10 km all'ora, l'altro ne fa 11, cioè non sì, è che fa, ben, non su è queste che pendenze fa... l'hai sempre detto, insomma, non è qui che ci sono gli enormi distacchi, sulle pendenze a 20% e oltre. Questo è Alberto Contador che non vuole perdere Purito Rodriguez di vista, tra l'altro qui è molto difficile con la gente stretta anche capire dove sia necessariamente l'avversario di preciso, non è così facile perché poi si chiude la folla alle spalle del corridore. Purito Rodriguez, grandissima prova d'orgoglio, va a raggiungere uno dei fuggitivi di quest'oggi, è Denis Kostiuk, l'ucraino della Lampre SD, che è ancora davanti. Tanto Ricci Porte e Denis Menzo, qui è difficile capire chi ne abbia di più proprio per la difficoltà del finale. Mencio fa una grande esperienza, Porte può avere Porte, un po' di freschezza Porte, di una giovane età, però Porte si volta molto, molte volte, spesso, e quando un corridore fa così vuol dire che è molto lucido, perché vuol controllare quello che succede dietro, e quindi penso che abbia più freschezza Ricci Porte nei confronti di Mencio. Certo, Mencio va più esperienza, sarà una volata all'ok Corral, perché in effetti sono due corridori che in questo frangente si equivalgono. Vedi come si volta Ricci Porte, vuole essere Mencio sempre leggermente più duro rispetto a Porte come rapporto, no? Proprio come caratteristica, lui è anche un cronoman, sì, ha vinto le 5 fare terre. Giochi di parole su Porte, rapporto. No, sì. No, ma figuriamoci. No, no, però vabbè. Ricci Porte ha sicuramente freschezza, un po' di difficoltà ora per Alberto Contador, che prende anche qualche spinta. E non deve essere così, Rodriguez a tutta, vuole dimostrare chi era il più forte in salita, però poco conta. È partito invece Menchov, e Menchov va a vincere questa tappa, caro. Se parte così evidentemente sì, ma Menchov a Sornione va a mettere il sigillo, il team. E guarda con che veemenza, perché non vuole mettere in dubbio, proprio nel finale, con uno scatto proprio alla fine, Menchov Sornione è stata a ruota. Ho detto, non me la raccontava giustamente, era troppo tranquillo. Denis Menzo con uno scatto proprio nel finale impedisce a Ricci Porte anche di capirci qualcosa, perché Porte sì, non ha fatto in tempo a capire. Ricci Porte si continuava a voltarsi e effettivamente probabilmente si voltava non per sicurezza, ma si voltava perché non ce la faceva più. Eccolo qua, non spinge più. Beh, tornano grande vittoria. L'arrivo Denis è veramente Menzo. Duro, bellissime queste immagini che ti fanno vedere anche la folla, la gente che è qui a vedere questo arrivo di tappa. Intanto stanno arrivando alla spicciolata anche gli altri corridori componenti della fuga. Rodriguez è andato a prendere il corridore che era in fuga, Machado, Thiago Machado, è arrivato De Verte, intanto, De Verte terzo. Beh, però hanno tenuto tutti e non è crollato nessuno dei fuggitivi là davanti. È appena stato ripreso Kostiuk, ma quasi tutta la fuga c'è, quindi almeno una decina di corridori ora vedremo. La regia può arrivare in palle, sta arrivando anche Eros Capecchi. Era una grande occasione per lui. Intanto Valverde ha raggiunto Moreno e sta raggiungendo anche Contador. Contador lo ha preso, lui sì. È lì per lì, molla un po' sul primo scatto e poi dopo ripiomba sugli altri con grande, denunciando una grandissima condizione. Valverde è veramente un corridore che sta andando veramente molto molto forte e ora è lì in cima l'arrivo anche per Rodriguez, che ha spinto. Più una prova d'orgoglio per Rodriguez, che comunque festeggia con una vittoria del compagno di squadra, Denis Mencio. Intanto Romain Sicara si va a piazzare per l'Euskaltel Euskadi, anche lui faceva parte. Non si sa se è arrivato quarto o quinto, perché poi la regia ha perso un po' di colpi. Se nel mezzo probabilmente c'era anche Capecchi. Sì, Capecchi credo che sia arrivato davanti a Sicara, mi sembra di aver visto sì. Sia Capecchi che Bue probabilmente sono arrivati davanti a Sicara. Ma quanto è lungo questo chilometro? Eh sì, però è proprio l'orgoglio di Purito Rodriguez di arrivare anche alla buona del mondo davanti a tutti gli altri, per dire insomma che negli arrivi in salita e di montagna duri lui è sempre arrivato davanti sia a Contador, perché in due occasioni Valverde con lo scatto, però la maggior parte degli arrivi in salita hanno visto davanti. Comunque Contador è in crisi, è andato in netta difficoltà nell'ultimo tratto perché ha perso da Rodriguez e sta perdendo anche da Valverde.
Moreno deve stare a ruota perché non deve favorire assolutamente con nessun tipo di appoggio il corridore della Saxo Tinkoff Bank, contatore Rodriguez, che comunque può amministrare un bel vantaggio, quindi insomma nel momento in cui anche andasse in crisi sa che non spingendo tutta deve insomma rimanere dentro, sì, il vantaggio enorme che ha. Amministra, ovviamente ormai siamo nell'ultima parte, nella fase finale, però Contador ha accusato nei confronti degli altri due, soprattutto di Valverde, perché Valverde in un primo momento ha mollato e poi dopo è ritornato sotto con un lungo rapporto. Rodriguez ormai agli ultimi metri di questa tappa mitica, la bola del mondo vinta praticamente da un suo compagno di squadra, e ora vediamo quanto Rodriguez ha ripreso su Contador. Certo, da queste immagini ci fanno vedere poco perché conta la linea del traguardo e non ce l'hanno fatta vedere. Machado arriva adesso in maglia Radio Shack Nissan, anche lui faceva parte della fuga dei 20 partita a chilometro, ecco, 18, Valverde. Ecco Valverde che risponde a Rodriguez, perché Valverde in un minuto perderebbe la seconda posizione, invece niente, eccolo qua. Valverde dovrebbe avere un distacco da Rodriguez di 23, circa 24 secondi, però l'ho preso un po' ad occhio. Sì, fossero anche 30, rientra insomma nel vantaggio che poteva amministrare. Vediamo Contador, perché qui siamo già a 37, vabbè, insomma, aveva... Da Rodriguez, neanche 20 essere... secondi da Valverde, dai. Sì, 42 secondi, ho schiacciato, però un po' approssimativo il mio rapporto cronometrico, perché... E arriva anche Igor Anton subito alle spalle di Alberto Contador, che a questo punto possiamo dire ha vinto la Vuelta. Bisogna vedere il distacco però tra Rodriguez e Valverde, perché domani Rodriguez è capace anche di cercare gli sprint intermedi per gli abbuoni, dubito dovrebbe che sia possibile. Dovrebbe essere 20 secondi il distacco di quindi Rodriguez, con una trentina di secondi sono irrecuperabili domani, assolutamente. Dovrebbe essere, insomma, a occhio, cioè non ho visto. Tra poco, dai. Ce lo vedremo. Allora, incredibile, salvo come stanno arrivando i corridori subito dopo la linea del traguardo, si fermano di non pedalano più. E vedete gli addetti, l'organizzazione, i massaggiatori stanno portando su tutti i corridori. Verdugo se la ride perché... intanto qua in primo piano rimane, no, lì, dice ragazzi ho finito. Se la ride, sta cercando di sopravvivere. Di fatica, sta respirando, c'è un addetto dell'organizzazione che stava litigando, guarda Fromm a piedi, ha lasciato la bicicletta là, ha detto aspetta dopo la prendo. Bravo Simon Clark, Simon che addirittura Clark... anche bel momento, guarda che bel momento, abbracciati Simon Clark che porta a casa una maglia a pois, insomma sicuramente alla vigilia neanche ipotizzata per l'australiano. C'era una discussione tra un massaggiatore e un componente dell'organizzazione o probabilmente della giuria, non ho capito. Niemec... questo omone qui con la giacca blu che ha chiesto scusa alla telecamera perché stava impallando completamente tutto quello tutto. Che si poteva vedere. E ha avuto una diatriba con un massaggiatore che deve essere sgattaiolato. Sei lì, fuori dal lì cordone. Ci sono tutti subito dopo il traguardo, dopo la linea d'arrivo, che arriva proprio in cima alla bola, proprio dove ci sono questi ripetitori. Non c'è spazio, non c'è niente. Assolutamente più possibilità di niente, non ci arrivano le moto, non i corridori vanno giù in bicicletta, non c'è niente da fare. I corridori tornano indietro, ovviamente ci sono i massaggiatori sono in cima là con la mantellina, guarda che bellissima immagine che ci offre dall'alto. E adesso ovviamente i corridori arrivano uno per volta alla spicciolata, peccato che la moto si sia fermata qui perché non riusciamo a vedere nemmeno i corridori che stanno arrivando. Ed ecco qua Dennis Menchov, Richie Porte a 17 secondi, Capecchi sesto e poi Valverde in decima posizione a praticamente 25 secondi da Rodriguez. Sì, Rodriguez, Valverde, sì, diciamo che tiene una trentina di secondi credo Valverde, così a occhio, non ho la calcolatrice né la carta e penna in questo momento sotto mano. E poi questo è, avevamo visto il Corantoro subito dietro Alberto Corantoro e Dani Moreno, Talansky sempre molto bene, Della Fuente, Peterson, Gesink, Fromm,
Gorka Verdugo, e questo è l'ordine d'arrivo. E quindi insomma una bella tappa, sicuramente forse qualcuno si augurava di più, ma io direi che dopo una volta del genere anche chiedere di più a questi corridori sarebbe probabilmente eccessivo. Ci hanno regalato spettacolo per 3 settimane, Contador va a vincere il suo grande giro che, se non sbaglio, ufficialmente è il 5º, anche se poi è il 7º sulla strada, ma questo è, vince la sua seconda Vuelta a Spagna, Alberto Contador, domani sarà passerella. Valverde 1.16, 1.37, 21 secondi, domani ce ne sono 12 in palio di sprint intermedi, c'è l'arrivo. Beh, Rodriguez è anche quello che prova, se la gioca tutto per tutto l'ultimo giorno, dai. Può non credo essere. Che vada a fare le volate Rodriguez. Non credo nemmeno io. Però guardate il solco però che hanno scavato.